Maghe, comitato quartiere. Sì, va bene, io ogni volta che si parla del quartiere Tamburi mi sento chiamata in causa perché qui sono nata e sono cresciuta e ci sto sempre, quindi sono una tamburina d'otta, come si dice. So che cosa vuol dire raccogliere la polvere in una paletta, so perché ce ne siamo mia mamma e le mie sorelle, ma non voglio fare queste, diciamo, queste promesse che è inutile dire. Sono nata, sono cresciuta, perché se sto qui vuol dire che sono legata al territorio, ma se sono qui non soltanto al quartiere vuol dire che sono legata a Taranto, alla mia città, quindi non soltanto al quartiere Tamburi. A prescindere dalla territorialità, io ho notizia, mi occupo di giornalismo, ho avuto notizia della vostra iniziativa meritevole ieri sera, benvenga, è stata bellissima, e tutto quello che serve per fare un confronto, aderire o non aderire, va benissimo, ufficialmente va bene. Tutto quello che c'è e che ho anche scritto in un pezzo su Terre di Frontiera, perché io collaboro con loro oltre che con altre testate, e ho parlato di una situazione borderline a Taranto, no? Cosa vuol dire borderline? Vuol dire che il sindaco richiede dei dati ufficiali, questi dati vengono dati, tutti quanti siamo giù al presidio, giù al palazzo di città, aspettavamo il sindaco nel frattempo era a Roma, ha chiesto... Benissimo. No, va bene, parlo col microfono. Quindi c'è stato un... dopo l'urgenza che comunque questa ordinanza di chiusura conclamata dal sindaco, c'è stato un allupo al lupo da parte di tutti gli attivisti ambientalisti, quindi siamo pronti a cosa? Siamo pronti, in questi giorni si assiste a un silenzio. Arrivati dati ARPA e AS, ovviamente non siamo, loro dicono che siamo nella norma, in realtà finché l'inquinamento non è pari a zero non siamo assolutamente nella norma, quindi si continua a morire nella legalità, ad inquinare nella legalità. Ieri ho sentito anche Emiliano e anche lui dice la stessa cosa, finché non si inquina con parametri e valori pari a zero, noi stiamo continuando ad inquinare, lui sta continuando ad inquinare. Ovviamente il presidente della regione mi ha detto che lui non ha il potere che ha il sindaco di Taranto, perché il sindaco di Taranto, secondo il testo unico, lui ha il potere di fare questa ordinanza che ancora non si vede, quindi probabilmente stiamo giocando, non so, sulla pelle, continuiamo a giocare sulla pelle dei tarantini e continuiamo ad essere in una situazione borderline dove non si capisce dove stiamo andando, che cosa vogliamo un po' tutti quanti, e questo sicuramente. Se è necessario, parlavo anche con il responsabile di Medicina Democratica, se è necessario, io l'ho chiesto, è necessario quindi che noi adottiamo degli atti di forza, degli atti di violenza? Cioè se ciò che abbiamo fatto finora non è servito dal punto di vista comunicativo, giornalistico, e lui mi diceva anche, evidentemente mancano anche pochi, tra virgolette, intellettuali, coloro che hanno voce sul territorio, probabilmente sì, probabilmente c'era un tempo quando c'era la grande Ilva e comunque che, insomma, probabilmente c'era un tempo, ora non c'è più niente del genere. Quindi noi come cittadini dobbiamo per forza, lo chiedo a lei, a voi, visto che siete venuti qui a Taranto e avete portato tante esperienze positive di lotta, noi per forza dobbiamo adottare uno strumento di violenza per ottenere quello che vogliamo? O dobbiamo aspettare che... Lo strumento di non violenza. Di non violenza? Una disobbedienza. Una disobbedienza. Quindi, allora, stasera siamo qui per dire, magari dateci una mano ad adottare, lo dico a cuore aperto ovviamente, come cittadina attiva, visto che ancora non siamo arrivati al dunque di questa situazione, oltre che ai proclami, in realtà tutto ciò che viene proclamato in realtà non si vede, ma è anche, scusate, anche la poca partecipazione, un po' a stento, a gocce di stasera, diciamo, è importante, però siamo sempre troppo pochi. Siamo sempre troppo pochi, perché se poi arriviamo a fare dei reclami, ci toccano la pancia, dobbiamo essere qui tutti e in tanti. Quindi,
ufficialmente, ufficiosamente, come cittadina, non come giornalista, chiedo probabilmente che dovete darci una mano ad adottare un metodo non violento, per ottenere un risultato, senza aspettare tra due anni, scadenza dell'affitto di ArcelorMittal, e quindi un probabile sindaco, comunque politico, giustamente fiutando la chiusura dell'Ilva, ha questo coraggio uscito così all'improvviso e probabilmente potrebbe ufficializzare la chiusura dell'Ilva quando è già tutto fatto. Quindi vi aspettiamo al prossimo appuntamento, alla prossima tappa, siamo felici e contenti di confrontarci sempre con le nuove realtà. Taranto non è un problema del sud, Taranto è un problema del nazionale, perché parliamo di ospedalizzazione, purtroppo l'ASL prende riferimento ai dati dell'ospedalizzazione, in realtà non deve essere così e lo sappiamo. Non deve prendere in considerazione lo 0,48, ma ancora più che mai deve prendere in considerazione lo 0,46, lo 0,47, che sono sclerosi multipla e SLA. Sono sclerosi multipla e SLA. Quindi, cioè, non soltanto lo 0,48, esistono anche patologie che c'è in aumento ovviamente esagerato, oltre che l'autismo e tutte le malattie, un po' le patologie che insomma, toccano i bambini in questo preciso momento, in aumento ovviamente. Che sono un po' più meno eclatanti come il sarcoma, il tumore, il cancro, però sono patologie che inficiano il nostro futuro, il futuro di tanti. Grazie. Allora, l'ultimo intervento del signor Cosimo Semeraro, comitato 12 giugno. Ecco giusto. Buonasera. Prima di tutto io vi ringrazio, a voi che siete venuti da fuori per questa situazione molto grave, e mi scuso a nome dei cittadini di Taranto, mi scuso per il nome dei cittadini di Taranto che è qua fuori.